Amici di TecnoAndroid, tenetevi forte perché oggi si spacchetta Huawei P9. Bella al tatto questa confezione di Huawei P9. Come possiamo vedere, Huawei P9, qui scritto nella parte frontale Leica, marchio importantissimo affiancato alla casa cinese. Per il resto una confezione molto molto elegante per questo terminale. Ovviamente troviamo il nostro Huawei P9, che mettiamo un attimino da parte. Questa è la confezione nella parte interna. Cavo USB, USB Type-C. Cuffie auricolari che sembrano davvero ben fatte. Alimentatore. E qui una scatolina che si apre al libro che nasconde i manuali di istruzione e la graffettina per estrarre il carrellino delle SIM. Lui invece è Huawei P9. Design posteriore caratterizzato ovviamente dalle due fotocamere prodotte da Leica, importante marchio fotografico, doppio flash LED, sensore di impronte digitali. Qui abbiamo la banda in plastica per permettere alle antenne di ricevere e trasmettere. Lato destro, in cui troviamo il bilanciere del volume posto sopra al tastino zigrinato di accensione e spegnimento. Parte frontale, qui abbiamo la fotocamera da 8 megapixel, i vari sensori, lo speaker per l'audio in capsula e qui in basso il login Huawei. Ricordiamo che i tasti sono a schermo, quindi non abbiamo dei tasti qui soft touch. Parte sinistra pulita, tranne per questo carrellino che ospita le due SIM. Parte superiore abbiamo il secondo microfono per la soppressione dei frusci, mentre in basso appunto la porta USB Type-C, il jack da 3,5 mm, il primo microfono e lo speaker di sistema. Andiamo ad accendere per la prima volta il nostro terminale.
Ed eccoci qua dopo la prima accensione di Huawei P9. A me piace sempre fare una cosa a presa diretta, quindi mostrarvi le mie prime impressioni in un unboxing. Devo dire che il telefono è costruito benissimo, abbiamo una back cover in alluminio non removibile che ospita i 3000 mAh di batteria. Design curatissimo, questa fresatura lungo i bordi è molto molto bella, il tasto zigrinato molto curato per accensione e spegnimento e poi un display da 5,2 pollici. A primo impatto il touchscreen mi ha dato un buon feedback e devo dire che per quel poco che l'ho provato la tastiera sembra essere davvero molto fluida. Ovviamente stiamo parlando di un telefono basato su Android Marshmallow 6.0 con a bordo l'Emotion UI casa Huawei. La doppia fotocamera, quella in bianco e nero, che riesce a lavorare all'unisono con la fotocamera principale e riesce a dare un qualcosa in più agli scatti, almeno questo è quello che ci aspettiamo. Il nome Leica è importante, quindi il comparto fotografico è senz'altro il punto forte di questo Huawei P9. Ovviamente se volete sapere tutto su questo terminale non vi resta che aspettare la recensione completa che troverete online sempre sul nostro canale tra qualche giorno. Per Tecno Android, Emilio Colangelo.